benvenuti all'Ansaldo Breda di Pistoia. Il giorno 5 ottobre 2014, lo stabilimento pistoiese ha aperto straordinariamente le porte a famiglie, curiosi e appassionati per scoprire come si costruisce al giorno d'oggi un treno. Ansaldo Breda infatti è la principale società italiana del gruppo Finmeccanica che si occupa della costruzione di materiale rotabile per il trasporto su ferro di vario genere, dai treni ad alta velocità fino ad arrivare ad elettrotreni metropolitani, suburbani e tram. Fu la vecchia Breda, la società ferroviaria alla quale le Ferrovie dello Stato affidarono nel 1986 l'incarico per la realizzazione del nuovo ETR 500. La locomotiva prototipo degli attuali Frecciarossa, la E404-000, è stata finalmente salvata dalla demolizione ed è in fase di restauro. Sarà monumentata proprio davanti agli stabilimenti Breda di Pistoia. Ma quel prototipo fu solo l'inizio di una lunga carriera. All'interno è stato possibile ammirare i vari reparti impiegati per il montaggio e la manutenzione del futuro treno di punta delle Ferrovie dello Stato italiane, il Frecciarossa 1000. Il treno capace di raggiungere i 400 km orari collegando Roma con Milano in sole 2 ore e 20 minuti. Dal banco di guida, al muso, alle carrozze. Nessun particolare è stato negato allo sguardo curioso dei visitatori che hanno goduto anche dell'opportunità di vedere dopo la presentazione ufficiale di Berlino, gli interni di una carrozza di livello business del nuovo Frecciarossa. Interni lussuosi ed eleganti. Dal Frecciarossa ai più moderni elettrotreni dedicati al trasporto regionale. Nasce il nuovo Divaldo. Nello stabilimento, le nuove carrozze sono ovunque. Dalle singole casse senza verniciatura, a quelle parzialmente verniciate, a quelle completamente pellicolate e pronte a viaggiare. La nuova livrea di Trenitalia, caratterizzata da colori accesi come il blu, il giallo e il verde, su uno sfondo grigio antracite opaco, sarà applicata anche a questi nuovi treni. Ma il viaggio non è finito qui. Ansaldo Breda si occupa anche della realizzazione di altri treni veloci come i Fira B250 e alcuni tram, come il Meneghino, destinato ai milanesi. Anche il TAF, treno ad alta frequentazione, e il TSR, treno a servizio regionale, sono moderni convogli destinati al trasporto pendolare lombardo per Trenord, e non solo. Sono stati ben 11.000 i visitatori che in giornata hanno deciso di scoprire come si realizza un treno. I visitatori hanno anche potuto scoprire come avvengono le prove idriche, ovvero quando un treno viene inondato di acqua per verificarne la perfetta impermeabilizzazione della cassa e viene provato da diversi gradi sotto zero, sino a temperature elevatissime. Di particolare importanza è stata la presentazione della locomotiva a vapore risalente al 1911, costruita dalla vecchia Breda, recentemente donata allo stabilimento dalla Fondazione FS Italiane ed esposta nel piazzale all'ingresso della fabbrica, come simbolo di orgoglio italiano. Inoltre, per gli appassionati di storia è stato possibile ammirare i pezzi custoditi all'interno del Museo Ansaldo Breda, straordinariamente riaperto per l'Open Day. Ansaldo Breda. Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.